che sto pensando, le classi imprenditoriali che diventano di fatto partner dello Stato. Quindi creo una dirigenza, creo una sorta di clientela e poi creo anche gli intellettuali organici. Lui fa il consiglio dei dotti e qui lo dico, se è una po', datemi del presuntuoso, io lo dico tranquillamente. Non è che uno istruito sia anche intelligente per forza. Anzi, tante volte sarebbe meglio che certa gente non leggesse mai. Perché quando una merda monta in scagno, ora spunta la frase. Quando certe persone hanno imparato a leggere 4, 5, 6, 8, 10, 12 libri, si convincono, se li metti anche in una posizione elevata, si convincono di essere davvero sapienti. Si giustificano con la frase socratica, sa chi sa di non sapere senza aver mai capito cosa vuol dire veramente, e fanno una finta professione di umiltà, ma la spocchia che hanno determinati baroni quando si trovano ad avere anche riconoscimento in ambito vicino alla politica è sconfortante ancora oggi. Così facendo, cosa fa Napoleone? Di fatto atterra chi era in alto, innalza le figure di rincalzo, e però quel popolo è durissimo, il popolo lo schiaccia. Quando il popolo si azzarda a protestare, Napoleone è schiacciato a Schio, a Crespino, in provincia di Rovigo. Ci sono delle repressioni che sono una violenza in una vita. Come ho detto prima, le decimazioni, 5 fucilati oppure decapitati in piazza, senza pietà, perché per mantenere l'apparato statale di questo nuovo Stato servono soldi, e allora cominciano le tasse più alte. E per prendere tanti soldi non va più a tassare quei pochi ricchi che si magari autotassano, no, prende poco da tutti, poi sempre di più, immaginate, alla fine bastona il popolo e poi introduce la coscrizione obbligatoria che non esisteva prima se non con le cernide, ma era una misura estremamente ridotta. Un numero interessante: nella spedizione di Russia muoiono 25.500 erotti veneti, di 26.000 che erano partiti, sono tornati a casa neanche 1.000. Erano la gioventù veneta che è stata spazzata via da una guerra fatta da Napoleone, ed erano obbligati, ma non potevano rifiutarsi e fare il più obiettore di coscienza. Per cui introduce l'apparato statale moderno, le cose che ha detto prima a livello di codice civile, di legislazione, di organizzazione anche dei paesi, delle misure, tutto. Rivoluziona tutto il modo di vivere, fa l'apparato statale nuovo, crea delle nuove classi dirigenti, emargina la chiesa dall'istruzione, era fondamentale. Lui investe molto nell'istruzione statale, perché? Perché bisognava sottrarre i nuovi ragazzi, quelli che andavano a scuola, all'istruzione cristiana. Bisognava abituarli a adorare lo Stato, bisognava abituarli alla versione dei fatti che giustifica il potere, che è un po' quella materia che chiamano storia fino alle superiori, è la versione dei fatti che giustifica lo status quo per mandarlo avanti. E Napoleone fa tutte queste cose. Ecco perché bene ha detto prima Renzo, dicendo che Napoleone è ancora qua e vive la sua eredità. L'Italia è veramente un prodotto partorito dalla rivoluzione, ma soprattutto da quella figura storica il cui nome non si poteva pronunciare in casa dell'avvocato Casavillani. Napoleone Bonaparte cadrà poi in disgrazia. Come tutti sapete, Lipsia a fine 1813 e poi i 100 giorni, e alla fine Waterloo e Sant'Elena. A Sant'Elena, secondo me, vabbè, io secondo me me ne scuso e me andrò a confessarmi, secondo me lui ha fatto una conversione di comodo, perché non si sa mai, ma tanto poi il giudice è quello, se c'è, è quello giusto, e quindi avrà avuto giustizia, quindi alla giustizia io chino la testa. Però Napoleone dice una cosa, oltre ad aver ammesso nelle sue memorie di aver voluto letteralmente distruggere
Venezia, con quello che rappresentava. Cioè, io mi sono reso conto che contro la Chiesa c'era qualcosa di strano. Per quanto io abbia fatto di tutto per distruggerlo, mi sono reso conto che c'era una forza inspiegabile che andava contro. E alla fine, anche gli errori che ho commesso, perché ha messo poi con le persone che mi stavano vicino, dal punto di vista strategico, spesso mi sono stati come ispirati da non so neanche io che cosa. Forse andavo in cerca in qualche maniera che lui negli ultimi giorni, quando aveva capito di essere spacciato, perché Sant'Elena si è andato su Google Maps a vedere dov'è, e ancora oggi tra i luoghi più remoti del mondo. Io credo poco alla conversione di un uomo che ha fatto tutta l'iniziazione massonica, che ha poi sviluppato tutta l'azione sua in una determinata direzione. Però, davanti ad un eventuale miracolo, taccio, resta il fatto che quelle sue confessioni rilasciate negli ultimi giorni a me lasciano veramente indifferente. Da Veneto non posso non ribadire che quello che ha voluto essere un Attila per le genti vente ed è riuscito a essere un Attila per le genti vente va ridefinito il grande infame. La cosa però più triste è che noi veneti, tranne chi è venuto qui stasera col freddo che fa, forse ne avevate voglia da tanto tempo e non ci si rivedeva tutti insieme, la cosa triste è che fuori da ambiti come questo la gente di tutto questo nulla sa. E chiudo un'altra cosa che mi ha ispirato Renzo prima. Lui ha parlato della bandiera italiana, che è una bandiera giacobina di derivazione, mi ha spiegato perfettamente tutto. L'Italia è stata unita, lo rivendica sul suo sito il Grande Oriente d'Italia, è stata unita su azione massonica, l'ha detto bene prima, tutti i leader del Risorgimento erano affiliati in massoneria. Ma vi dico di più, l'inno nazionale, ora ufficiale da poco, quel canto italiano di Mameli, Mameli, morto giovane, poverino, a 21 anni, il cancrena una gamba, l'assalto a Roma con Mazzini, con la Repubblica Romana 1846-48. Mazzini dava gli ordini. Mazzini dava gli ordini. Mazzini dava avanti. Non l'ha visto nessuno. Giusto. Mazzini, massone. Mameli scrive un canto che inizia intanto con Fratelli d'Italia, e si riferiva ai suoi fratelli. Ma guardate che non vi sto dicendo un segreto, lo rivendicano loro sui loro siti. Ma c'è un verso che è quello che tanti equivocano. Io voglio farvi l'esegesi di quel verso spiegandone l'origine storica. Così un po' alla volta apriamo gli occhi. Avete presente dov'è la vittoria, le porga alla chioma, che schiava di Roma e di Roma? Allora, quando venivano portati gli sconfitti in parata a Roma nei caroselli trionfali, no? Si usava gli sconfitti, rasargli la chioma, tagliargli i capelli, era un gesto di umiliazione. Per cui la metafora è questa, la vittoria deve porre la chioma di tale vincitrice, perché è stata fatta schiava, ma perché dov'è la vittoria? Ma a me mi fa riferimento a un episodio del tardo IV secolo dopo Cristo. Teodosio imperatore aveva appena emanato l'editto di Tessalonica col quale rendeva il cristianesimo religione ufficiale. Costantino nel 313 l'aveva resa religio licita, non più perseguitabile. Poi c'era stato Giuliano l'Apostolo, 361-363, che aveva riprovato a ripristinare il paganesimo. Poi arriva Teodosio, 381, l'editto di Tessalonica, e poi succede che cosa? Che iniziano a rimuovere tutte le statue delle divinità pagane, anche la dea Vittoria dal Senato. La dea Vittoria viene rimossa dal Senato. Qui c'è un patrizio romano pagano, Quinto Aurelio Simmaco, che fa una protesta formale, vuole riposizionare la statua della dea Vittoria nel Senato. Si oppone niente meno che Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, che aveva un grande ascendente sull'imperatore Teodosio. Gli fa una reprimenda durissima e Teodosio dà ragione a Sant'Ambrogio. Mameli, sulla base dei principi di sincretismo tipicamente massonici, dice: tutte le divinità
devono ritrovare posto in un ideale pantheon, per cui la vittoria va riposizionata. È già un programma anche nell'inno. Allora, io ovviamente ho rispetto per i sentimenti religiosi, spirituali di tutti, ma chi tra voi è cattolico, sente quell'inno nazionale, lì deve sapere che è un inno anticristiano. Sant'Ambrogio, padre della Chiesa, si oppose al ripristino della Dea Vittoria nel Senato e quando vedo gente che si mette la mano sul cuore dicendo fratelli d'Italia e dov'è la vittoria, dico ragazzi adesso lo sapete, prima non lo sapevate, adesso lo sapete, mai più, perché la bandiera è massonica, lo Stato unitario è il più grande successo massonico del XIX secolo, più anche delle indipendenze dell'America Latina, l'inno nazionale l'inno statale è massonico. Quando gioca la squadra statale, dimmi per dirlo da loro, quando gioca la squadra statale, mi non vado più da manco 20 anni, dall'ultima volta 2004, per cui fate un po' voi, a un certo punto, eccolo, se ci dà la massoneria, e si può dire anche Napoleone, allora quando faccio i corsi sulla massoneria uso la parola massoneria, stavolta vado proprio a citare Gaber per noi venti. Gaber scherzando disse: io non temo il Berlusconi in sé, io temo il Berlusconi in me, e noi venti dobbiamo dire: io non temo Napoleone in sé oggi, ma temo Napoleone in me. Guardate che Napoleone è ancora dentro troppi a tutti noi in parte, e un po' troppo. Dobbiamo liberarci da questo demone che ha cancellato la nostra identità e che ancora oggi ci fa essere calpesti e derisi, noi non italiani del campo.